Inizia questa settimana un nuovo servizio informativo sulle attività del Consiglio Comunale, rivolto ai cittadini sordi con la traduzione nella lingua dei segni italiana. I servizi sono realizzati dagli uffici stampa del Comune di Napoli in collaborazione con l'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi di Napoli. Il sindaco Luigi De Magistris e il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Fucito hanno dato vita a questa importante iniziativa sollecitata dall'Ente Nazionale Sordi di Napoli per favorire la maggiore partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita pubblica della nostra città. A partire da oggi, ogni settimana, saranno realizzati uno o più servizi informativi dedicati al Consiglio Comunale di Napoli. Saranno comunicati i principali eventi che riguardano il Consiglio Comunale. Per ogni seduta saranno illustrati i principali argomenti trattati e le decisioni prese. Saranno inoltre raccontate ogni settimana le attività delle commissioni consiliari. La prossima seduta del Consiglio Comunale è in programma per venerdì 22 novembre nel Palazzo Comunale di Via Verdi. Come primo atto, il Consiglio dovrà accogliere 3 nuovi consiglieri che prenderanno il posto di Eleonora De Maio, Luigi Felaco e Rosaria Galiero, che lo scorso 12 novembre sono stati nominati assessori dal sindaco. I 3 nuovi consiglieri sono Sergio Colella ed Elena De Gregorio della lista Democrazia Autonomia DEMA e Chiara Guida della lista Napoli in Comune a Sinistra. I profili professionali e politici dei nuovi consiglieri si possono consultare sulla pagina dedicata alla composizione del Consiglio Comunale di Napoli, sul sito web comune.napoli.it. La seduta del 22 novembre avrà un unico punto all'ordine del giorno, e cioè la discussione della mozione di sfiducia al sindaco che è stata presentata il 6 novembre scorso da 16 consiglieri di opposizione appartenenti ai gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, La Città, Prima Napoli, Napoli Popolare e da 3 consiglieri del gruppo Misto. La conferenza dei capigruppo si riunirà subito dopo la seduta del 22 novembre per decidere le date in cui il Consiglio dovrà discutere di importanti argomenti, tra cui il bilancio consolidato, che comprende i bilanci di tutte le partecipate comunali. Dal Consiglio Comunale è tutto, grazie per l'attenzione.